L'accusa è sequestro di persone. Le persone, nel caso della Diciotti, erano nelle acque di Malta, erano responsabilità di Malta, tanto è vero che il Tribunale dei Ministri di Palermo lo dice, è responsabilità di Malta. E arrivano in Italia e nel momento in cui si dice discutiamone con l'Europa, i magistrati parlano di sequestro di persone. Diciamo, facciamo questa distinzione, perché sta succedendo in queste ore, in questi minuti, si sta replicando, guarda caso, la stessa medesima situazione. Ripeto, aspetta, anzi, te lo dico qua. Olandese, bandiera olandese, ONG tedesca, acque maltesi, immigrati raccolti in mare libico. Devono venire in Italia, viaggiano in Italia. Ma perché in Italia? Perché non vanno in Olanda? Perché non vanno in Germania? Perché non vanno? Perché non stanno a Malta? Ti ho detto che è una follia, non che è un attacco. Dico che è una follia. Io non mi che è una follia le pensare che fermare una nave, un ministro che nella sua funzione ferma una nave su cui salgono chiunque, sono stati deputati, eccetera, pensare che quello sia sequestro di persona aggravato perché ci sono dei minori è una cosa. Dico, ma io ben voglio di un aspettiamo la magistratura di battere la testa rispetto. nel muro mi viene da una follia, dico solo questo, poi aspettiamo tutto, non dico che è politicizzata, dico che è folle.